Tutto pronto per l'ottava giornata del campionato di Serie B, Girone C. Dopo due vittoriose trasferte consecutive, il Giulianova torna tra le mura amiche del Palacastrum per affrontare una delle tre capoliste, Bisceglie. Partita non facile, ma che i ragazzi di Coach Ciocca affronteranno nel migliore dei modi, visto l'ottimo momento che stanno attraversando. Sarà una gara in cui dobbiamo essere molto bravi a cercare di non far giocare come vuole Bisceglie e cercare di limitare assolutamente quel giocatore che, come ti dicevo adesso, secondo me forse è il playmaker più bravo, più completo, che fa giocare meglio la squadra del campionato, qual è Marco Rossi. Noi comunque arriviamo con grande entusiasmo anche noi, stiamo vivendo un piccolo sogno, ma un sogno assolutamente meritato, visto che onestamente stiamo lavorando veramente duro ogni settimana per giocarci queste partite, e chiaramente 5-2 è un risultato sicuramente assolutamente impensabile, però è meritato, frutto del lavoro, e quindi è anche bello vivere questo sogno che in questo momento stiamo cavalcando, e vogliamo assolutamente fare una grande partita per cercare sicuramente di arrivare a quel secondo posto, che sarebbe veramente il coronamento di due mesi molto molto importanti. L'Adriatica Presteramo invece riceverà al Palas Capriano la terribile matricola Corato, con i pugliesi che hanno firmato l'esperta ala italo-argentina Santiago Boffelli, proveniente da Fabriano. I biancorossi devono assolutamente vincere per invertire la rotta, interrompere la striscia negativa di sconfitte e per muovere soprattutto la classifica che li vede al penultimo posto. Finalmente torniamo in casa, quindi dobbiamo assolutamente fare il risultato. Corato è comunque una squadra esperta con un settore lunghi importanti, e anche loro hanno subito adesso un infortunio pesante quale quello di Morresi, per cui dobbiamo assolutamente approfittarne viste le loro ridotte rotazioni. I ragazzi sono molto motivati, molto carichi, sappiamo che abbiamo commesso degli errori nelle partite precedenti, soprattutto l'ultima a Bisceglie, dove è stato un passivo piuttosto pesante, però ci siamo allenati bene, con tranquillità, e siamo molto desiderosi di riscattarci.